Volete vedere come ho realizzato questa figata? Allora non perdetevi questo episodio di Crossover Universo Nerd. Restate con noi perché, come avete visto, la Greta Galli è tornata a trovarci e ci ha portato un sorpresone. Ma prima un'altra sorpresa. Per il lancio di un film girato da nerd per Super Nerd avremo in collegamento due attori direttamente da Hollywood, Greg Grunberg e Tom Plumley. Ci sono attori che si reinventano, da subdoli avvocati, aspettati assassini, che onestamente più o meno è il caso di Bob Odenkirk in Io sono nessuno. Mentre Chris Pratt continua a lottare con alieni, ma nel futuro, nella guerra di domani. I Sette Peccati Capitali tornano su Netflix con l'ultima stagione prima che esca il film che concluderà definitivamente la saga. Seven Deadly Sins, Cursed by Light. E dal Giappone arriva un action RPG che espande i poteri della mente. Scarlet Nexus. Che tra l'altro Jessica assomiglia così tanto a un anime che ci hanno fatto un anime. D'altronde noi adoriamo i crossover. Beh, e mi sembra abbastanza evidente che adoriamo i crossover perché noi siamo quelli di Crossover Universo Nerd. Vai che inizia un nuovo episodio, guys! Bentornati, o forse dovrei dire welcome back, in un nuovo episodio di Crossover Universo Nerd. Sono emozionatissima, ragazzi, emozionatissima, perché avremo in collegamento due attori direttamente da Hollywood per parlare di un film, sentite bene, che è la quintessenza del mondo nerd, Max Reload and the Nether Blasters. È un film realizzato da veri appassionati nerd del retro gaming, degli anni 80, di tutto quello che è il meraviglioso mondo del retro game, ecco. Questo film gira attorno ad un commesso di videogiochi che sarà alle prese con una cartuccia maledetta, ma non voglio spoilerare troppo. È stato Michele di Arcade Story a farci scoprire il film e a metterci in collegamento con gli attori, quindi grazie mille Michele e grazie mille a tutto il team di Arcade Story, veramente. Vi dico qualche membro del cast. Kevin Smith, che conoscerete sicuramente per Clerks, Commessi, fantastico. Will Wheaton, direttamente da Star Trek, Big Bang Theory, insomma ragazzi, dei nomi incredibili. Ma noi abbiamo intervistato il protagonista, Tom Plumley, e ovviamente il suo mentore, che sicuramente molti di voi conosceranno, Greg Grunberg. Guys, Greg, Tom, grazie mille per essere qui. È un piacere parlare del vostro film, che tra l'altro per noi è speciale perché siamo grandissimi appassionati di videogiochi e retro gaming. Avete avuto la stessa sensazione quando vi siete uniti al cast? Assolutamente sì, sono cresciuto coi videogiochi, ho ereditato la passione dai miei tre fratelli più grandi, con cui giocavo per ore, e mi sono subito sentito a mio agio nel ruolo di Max, anche perché sono cresciuto in una piccola città, proprio come lui. E tu cosa ci dici, Greg? Well, that's a great question. È un'ottima domanda, perché Tom potrebbe essere mio figlio, è così giovane e la sua esperienza con i videogiochi è così diversa dalla mia, ma entrambi li amiamo e credo che sia ciò che ci ha spinti a unirci al progetto. La possibilità di rivivere tutti questi giochi con cui siamo cresciuti e anche rendere omaggio ad alcuni di quelli più vecchi. Ok, that's amazing. Beh, ma questo è fantastico, perché siete riusciti a portare le vostre passioni all'interno del vostro film. Mi sembra che Greg sia più sul genere anni 80 e sul retro gaming, mentre Tom è un videogiocatore moderno. Max Reload and the Nether Blasters poi è pieno di citazioni e di easter eggs. Credete che piaceranno sia ai giocatori vintage che a quelli più giovani? Certamente, non solo loro. Credo che non sia necessario essere un videogiocatore per godersi questo film, che parla fondamentalmente di una grande passione. Il personaggio di Tom, Max, lavora in un negozio di videogiochi per un folle amante dei videogiochi, interpretato da Kevin Smith, che ha fatto un grande lavoro. Nel film vediamo il futuro del gaming con la realtà virtuale, ma vediamo anche mio figlio Jake, che interpreta una versione più giovane di me, immerso nella nascente cultura dei videogiochi anni 80. Non bisogna per forza essere amanti dell'uno o dell'altro. E il pubblico apprezzerà sicuramente le citazioni alla cultura pop di quegli anni. Absolutely, yeah. It definitely has like a lot of
Proprio così. Ha quel tocco anni 80 con luci al neon che adoro. Ma alla fine è un film sull'amicizia e sul superare ostacoli insieme. Valori che tutti abbracciamo. I videogiochi sono un bonus, sicuramente. Ok, ok. That's amazing. That's amazing. So, you guys... Avete completato le riprese nel giro di un mese in Arizona, all'interno di un vero negozio di videogiochi. Com'è stata questa esperienza? Proprio perché è un vero negozio di videogiochi e di giorno è aperto al pubblico, abbiamo deciso di girare solo ed esclusivamente di notte. Quindi abbiamo cercato di dormire di giorno e sono state 20 notti di fila di riprese. Alla fine ero così stanco, ma l'abbiamo fatto insieme. E Tom è stato d'esempio per tutti, presentandosi sempre per primo sul set e incoraggiando gli altri. Io ho cercato di afferrare e tenere questo spirito, anche lavorando di notte. Una delle migliori esperienze che abbia mai fatto e lo rifarei senza dubbi. Sì, sono d'accordo. Girare per un mese di notte, mentre fuori il mondo dorme, crea un senso di fratellanza. Ci si sente quasi in una famiglia, in un campo estivo. Anche perché ho comprato una Nintendo Switch nello stesso negozio di giorno e tra una ripresa e l'altra giocavamo sempre insieme. Una grande esperienza che rifarei subito, anche se alla fine eravamo veramente stanchi. Oh my god, such a dream. Poi trattandosi di un negozio vero ho rubato tanta di quella roba. Sul set di Star Wars non mi era concesso portar via nulla, quindi ho deciso in questo film di fare man bassa. No, no, stavo scherzando. Everything. So no sleep but quindi niente sonno, ma un sacco di videogiochi. Tom, you Tom, adesso che hai recitato da protagonista in Max Reload, cosa ti aspetti in futuro? Vorrei veramente partecipare a commedie d'azione perché sono cresciuto con quelle e mi piace pensare di essere un tipo divertente. Sarebbe fantastico. Ma la realtà è che ho appena girato un western nel deserto e si chiama Delilah. È un fantastico cortometraggio di 15 minuti su un dramma familiare dal finale amaro. Lo trovate sul mio profilo Instagram. Oh, nice. I will check your Allora Instagram. Controllerò sicuramente il tuo profilo Instagram. You too. Absolutely. Greg, you work in a lot of movie. Mentre Greg, tu hai partecipato ad un sacco di film, tra cui Star Wars e Star Trek, di cui io sono super mega fan. Ma volevo chiederti com'è stato diventare un pilota di X-Wing. Sei cresciuto con Star Wars, sarà stato sicuramente un sogno. That was such a dream, I bet. Yeah, it was absolutely incredible. Sì, è stato incredibile. Ma la cosa più importante è stata poter lavorare con il mio amico J.J. Abrams, che conosco da quando avevo 5 anni. Quando mi ha chiamato e mi ha detto: "Sto lavorando su Star Wars, ti voglio nel cast", senza nemmeno dirmi quale parte avrei avuto. Ma in fondo non aveva importanza. I'm doing Star Wars, and I was like, okay. Yeah, of all the roles to play. Ma tra tutti i ruoli, essere un pilota di X-Wing era pari solo al poter usare una spada laser. E poi rifarlo una seconda volta, in un altro film. È stato incredibile. Inoltre mi ha permesso di partecipare a vari eventi in tutto il mondo, dove posso parlare anche di altri progetti, come Max Reload and the Nether Blasters. Star Wars ha fatto molto per me e rimarrà sempre nel mio curriculum. That's so cool. Meraviglioso. Ragazzi, vorrei continuare questa chiacchierata all'infinito, ma purtroppo non posso. So cool. Well, thank you, Jessica. Grazie a te, Jessica. È stato fantastico partecipare e poter rivedere Greg. Good to see you, buddy. You too, man. Anche per me. Thank you, guys. Thank you, Crossover Universal Nerd. Really loved it. This was amazing. Thank you to everybody for checking out Max Reload and the Nether Blasters. We had a great time. I think you're going to have a great time watching it. Absolutely. Max Reload. All right. Vi ricordiamo che potete già trovare Max Reload and the Nether Blasters su Amazon in DVD e Blu-ray, mentre restiamo in attesa per una data di pubblicazione in streaming. Speriamo arrivi presto. This is like a movie! Ladies and gentlemen, è il momento di giocare e infatti è arrivata la nostra Giada Style. Ciao Gia, so che ami i party game e oggi infatti ti ho portato Just One, che è un party game cooperativo in cui tutta la squadra dovrà collaborare
per ottenere un punteggio migliore. Very interesting, very interesting. Ma come si gioca a Just One? Ogni giocatore a turno dovrà pescare una carta da posizionare, visibile agli altri giocatori, sul proprio cavalletto. A quel punto sceglierà un numero da 1 a 5 e verrà definita la parola che gli altri dovranno fargli indovinare. A questo punto il gioco si fa bello, perché ogni giocatore, senza confrontarsi con gli altri, dovrà scrivere sul retro del cavalletto l'indizio in modo da far indovinare la parola al giocatore. A questo punto ci si confronterà e se dovessero esserci due o più indizi uguali, questi si annulleranno, ma il giocatore deve comunque indovinare la parola con gli indizi rimanenti. La cosa figa dei giochi cooperativi è che tutta la squadra dovrà cercare di battere il proprio record precedente. Se nell'ultima giocata abbiamo fatto 10 parole, questa volta dovremo farne almeno 11. Hai capito, Jay? Sì, 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 arrivo. Questa è la soluzione a tutto. È un gioco di squadra, dovremmo vincere tutti, non solo tu. Come dicevamo all'inizio della puntata, con nostra enorme gioia e nostra enorme gioia, Jessica, è tornata Greta Galli, il Girl Greta. Power. Le quote rosa aumentano a dismisura, credo che non se ne andrà mai più. Grazie. E noi siamo Greta, contentissime di questa Ciao cosa. Ragazze, è un piacere essere qua. È un piacere. Qua. Stai Ciao, facendo, Greta. Mi dicono dalla regia, e soprattutto me l'ha suggerito Jessica adesso col pensiero, perché è telepatica, non si vede ormai, ormai, ma la ragazza è telepatica. Io e lei ormai. Esatto. È una pista di biglie, esatto, gigantesca. Esatto, è la pista Gravitas di Ravensburger. Ok. Wow. Ok, ti noi prego, sappiamo più di prima. Io l'ultima volta che ho fatto una pista di biglie avevo 6 anni ed ero a Rimini al bagno Marilena. E, però questa cosa sembra entusiasmante. Questa sembra molto pro. Raccontami un attimo. Allora, è una pista di biglie, non serve la sabbia in questo caso, quindi non serve essere al mare per creare questa pista di biglie. Ed è appunto una pista di biglie pensata per sfidare le leggi della gravità, della cinetica e di qualsiasi altra cosa si voglia provare. Quindi si parte da uno starter set, che è quello diciamo di prova, e poi si può espandere lo starter set con dei set extra, ad esempio abbiamo il trampolino, abbiamo la catapulta, abbiamo il Gravitas Pro che serve per andare più in altezza. Gravitas. E la cosa interessante è che questi set sono tutti compatibili tra di loro, quindi non c'è limite a ciò che si può fare con questo set. Ah, è figo. Bellissimo! Aggiungi praticamente, puoi sempre aumentare esatto. E il... Si possono scegliere vari starter set? Esatto, c'è uno starter set classico, sì? Oppure c'è uno starter set pro che ha dentro degli elementi più funzionali per anche sfidare un attimo le altezze. Tu adesso, Greta, cosa stai facendo? Allora, io sono partita da uno degli esempi proposti, okay. E adesso lo sto ampliando con le varie estensioni che esistono, ad esempio ho aggiunto la catapulta, ho aggiunto i trampolini e adesso col Gravitas Pro stavo cercando di andare più su in altezza. Ok, 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 bello, ma bello, bello. Guarda, ci sono le colonne. Sì, 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 sì. Oggi cosa, cioè, come procede la faccenda? Oggi cerco di espanderlo il più possibile. Tutto lo studio. Magari prenderà anche vita e prenderà il comando dello studio, non lo so. Bellissimo. Però per ora siamo a questi livelli. A me andrebbe bene. Se Gravitax volesse prendere il controllo di tutto, sì, perché metti sì. Che prende la sua personalità, metti che prende la personalità di colei che l'ha costruita. Cioè, geniale. Sarebbe fantastico se prendesse la personalità di Greta, sarebbe tutto uno studio di geniale quote rosa. Una biglia che va in giro per lo studio con la personalità di Greta. Bellissimo! Fantastico! Non so se la cosa in realtà è o meno pericolosa, però viene in mente un po' Gert sì, di Mass Effect, altre robe nerd. Cioè? E a proposito di videogiochi, no? Dato che non ne parlo mai. Mai. Vai, Jessica. Esatto, oggi Miki ti devo proporre un a nuovo me. Titolo. Sì, a te. Ma no, ma ora ti spiego perché. Ma io non so uscire dai menu di gioco. Aspetta, 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 intanto che Greta lì lavora e va avanti. Io ti spiego studio. Queste cose. Allora, sì. Si chiama Scarlet Nexus, è un action RPG, ma perché te lo sto proponendo? Perché non bisogna solo combattere con le armi bianche, ma bisogna usare capacità mentali, cerebrali e tutto qua. Io non finisco le pole crociate dal 94. Non è vero, però sei sul pezzissimo. Vabbè. No, comunque, scherzi a parte, è molto figo e tra l'altro la Sunrise, che è praticamente lo studio di animazione più importante che c'è in Giappone, molto probabilmente, è stato così colpito, è rimasto così colpito da questo gioco che uscirà anche un anime. Questa è l'unica cosa che sapevo di questa notizia. E anche per questo, infatti, secondo me potrebbe essere la cosa potrebbe entusiasmarmi. Esatto. Abbiamo un servizio. Abbiamo un servizio e, attenzione, Scarlet Nexus in uscita il 25 giugno su PC e console. Vediamolo. Vediamo.
schiere di folli mutanti caduti dal cielo, giovani reclute dai poteri extrasensoriali e un'atmosfera in pieno stile cyber brain punk. Ecco Scarlet Nexus, la novità targata Bandai Namco, che dopo il successo di God Eater e di Code Vein è approdata su PC e su console di nuova generazione. Scarlet Nexus è ambientato in un mondo distopico in cui l'umanità è sull'orlo del collasso a causa dei terribili estranei, folli mutanti a caccia di cervelli la cui corazza è immune alle armi convenzionali. L'unica speranza in questo mondo ormai al limite è la scoperta di un ormone psionico situato all'interno del cervello degli umani, che dà loro dei poteri extrasensoriali in grado di cambiare le sorti dello scontro. Una sorta di psicocinesi che permette di sfruttare l'ambiente circostante rendendo qualunque oggetto la nostra arma più pericolosa, combinando differenti tipi di attacchi per eliminare anche i mutanti più resistenti. Vivremo le intrecciate storie di ben due protagonisti, quella di Yuito Sumeragi, una giovane recluta proveniente da una famiglia di rinomati politici, e quella di Kasane Randall, una recluta promettente dagli incredibili poteri che ha attirato l'attenzione delle forze di soppressione estranei, il gruppo militare impegnato nell'eliminazione dei pericolosi mutanti, di cui sia Yuito che Kasane fanno parte. Sfrutteremo due differenti punti di vista per svelare tutti i misteri di questo mondo in distruzione e chissà, magari capirne di più su questi famelici alieni che stanno sterminando l'umanità. E da GameStop con la Summer Promo, fino all'11 agosto trovi tantissimi accessori con sconti dal 10 al 20%, solo online. È arrivato il momento di chiacchiare con un ospite che si occupa di creare cose semplicemente bellissime. Sto parlando di Vanessa Capitini, benvenuta. Benvenuta, tu Vanessa. Tu sei un'esperta di diorami, giusto? Sì, è corretto? Sì, esattamente. Perfetto, abbiamo qua anche un'altra creativa, abbiamo qui Greta che sta cercando di andare avanti nella costruzione, penso, della pista per biglie più grande del mondo o qualcosa di... Allora, più grande del vostro studio? Di sicuro. Vorrei sottolineare, Vanessa, che il nostro studio è grosso, ma Greta ha l'ambizione di conquistarlo tutto. Praticamente vuole fare una specie di muraglia cinese, però qui in studio da noi. Visibile dalla luna anche questa, penso che se non la fermeremo. Era già bello, certo, immagino che quindi possa essere ancora più bello. Sì, a un certo punto probabilmente gli daremo uno stop, però al momento può andare avanti in tranquillità. Allora, Nicole, ma di cosa si occupa la nostra Vanessa? Allora, Vanessa è una super creativa, è un'artista, si occupa di diorami. Vuoi spiegare tu esattamente che cos'è un diorama, Vanessa, o provo o tento io malamente? Perché se ci provo io mi viene da dire riproduzioni di set che possono arrivare dal mondo del cinema, dei videogame o delle serie TV, giusto? Sì, sì, esattamente, o anche da qualcosa di fantasioso che magari non esiste. Magari tu hai in mente un qualcosa, me lo disegni, mi fai uno schizzetto e poi io te lo trasformo in uno scenario, in un diorama. E ma come ti è venuta in mente questa cosa, Vanessa? Cioè, nel senso, quando è successo, sì, tutto ciò? Quando questa ti è scattato illuminazione, l'amore? Ecco. No, guarda, io avevo un papà che quando ero piccina, e ho un fratello io più grande, e ci ha insegnato a costruire i giocattoli, nel senso, mi spiego meglio. I personaggi, la mamma e il babbo ce li regalavano sempre, quindi o per il compleanno o per Natale. E poi vi faccio l'esempio del Batman. E la Batcaverna non si poteva comprare perché il playset costava veramente troppo, all'epoca circa 99.000 lire, per chi è più o meno della mia epoca capisce quanto... Mi ho sentito una fitta al cuore costoso. Quando hai detto 99.000 lire. Mila lire, sì. E quindi il babbo la prima volta mi disse: amore, guarda, non ce lo possiamo permettere, ma sicuramente possiamo costruirlo. Senti, io sulla tua pagina Instagram ho visto tutta una serie di lavori bellissimi, però sì. Mi sono resa conto, anche curiosando, cercandoti, cioè googolandoti malamente, che tutto il mondo di Star Wars non è presente, giusto? Come mai non te l'hanno mai chiesto, non lo vuoi fare? Allora, onestamente, bravissima, credo l'unica cosa che non mi piace. E cos'è invece estremamente sulle tue corde?
Cos'è che trovi estremamente? Tutto ciò che... Sì, sì, tutto ciò che riguarda gli interni di qualcosa, perché io sono maniacale, malata, per i dettagli. Quindi gli interni dei castelli, gli interni di un saloon, gli interni di una cella, mi viene in mente Hannibal Lecter, mi viene in mente qualsiasi cosa sulle tartarughe ninja, qualsiasi cosa su Harry Potter. Beh, però, cioè, ecco, qua stiamo quello... toccando proprio nerd all'ennesima potenza, proprio bella. Proprio eh? La nerditudine, mamma quella mia, serie, proprio quella mani. Possente. Sì, ma invece sì, tu... io sono nerd da 31 anni, da quando ho iniziato a capire cosa fossero le action figure. Esatto, a 5 anni. Ma che rapporto quindi... c'è tra le action figure e i diorama? Cioè, allora, personalmente io... trovo che le cose siano, ecco, così, non so se rendo l'idea. Legate. Nel senso che io, sì, io faccio questo da solo un anno e mezzo, è diventato il mio il mio sogno è diventato il mio lavoro solo da un anno e mezzo. Però prima sentivo la necessità, siccome io gioco ancora con le action figure, cioè anche le doll. Ma guarda Vanessa, sei in ottima compagnia, c'è gente che gioca ancora, giusto Greta? Giustissimo, ci sono. Perfetto, lei è quindi... con noi e lotta con noi. Perfetto, quindi tranquillamente diciamolo, ci giochiamo. Ma perché tu dici che il collezionista solitamente tiene esposto e stop? Invece tu... La maggior parte, non vorrei fare discorsi troppo generici, però la maggior parte, sai, hanno quella classica vetrina nota. Io invece tengo, cioè se venite in casa mia e di mia moglie, noi abbiamo tutto a portata di mano, tutto touch, cioè nel senso che è tangibile, lo posso toccare, giocare, posso fare le scene d'amore, le scene d'azione, wow. Cioè, capito? E io quindi necessitavo di dare ai miei personaggi preferiti, necessitavo di dar loro una, come dico sempre, un ambiente, una casa. Sì, okay. Uno street scene, che ne so, di New York, possono essere le fogne per le tartarughe ninja, il tetto di Batman, che appunto adesso lo vedo da qui, dal mio laboratorio, parla con il commissario Gordon. Ma c'è per caso un diorama che ci puoi far vedere? Insomma, hai qualcosa sotto mano? Guarda, sono... sì. C'è. Sì, ma che è contenta quando te lo dice, proprio c'ha la luce negli occhi, sì. Che proprio le piace. Sì. Vediamo. Allora sì, perché farò solo una piccolissima premessa. Col mio babbo guardavamo Bud Spencer e Terence Hill, quindi tutti i film insieme, mm-hmm. sempre. E quando finalmente sono uscite le action figure di, lo chiamavano Trinità, io questo diorama l'ho fatto in 2 giorni. Cioè, per dirvi, okay. Adesso ve lo mostro perché grazie. Ne vai orgogliosa. Ma è bellissimo. Si vede un po'? Si vede assolutamente. Ma è assolutamente stupendo. Beh, devo dire che quando parlavi di cura maniacale e dei dettagli, mi sento di darti ragione. Ovviamente in senso positivo. Sì. Adoro questo film, sia il primo anch'io. Che il seguito. E quindi... È meraviglioso. Cavolo. Ci hai messo 2 giorni? Ma sai perché? Per il discorso che ti dicevo prima, sì. Sono molto legata, quindi ho iniziato, ho lavorato onestamente quasi 16 ore al giorno e l'ho finito, ma io ce l'avevo già in testa, quindi non è che devo disegnare, fare, ho solo fatto screenshot al film, okay. Delle scene che mi servivano e dei particolari e poi dopo... Ma in 2 giorni sei riuscita a ricrearlo. Greta, cosa ne pensi? Sì, allora, diciamo in 32 ore. Parliamo di ore forse. Greta, qual è il tuo pensiero in merito? Ma allora, a parte che anche io sono una grandissima fan di Buzz Spencer e Terence Hill ti ha colpito, e di tutta la loro quindi... serie, cioè vedere il diorama fatto così, tanto di cappello, nulla da ridire, davvero. Cioè tipo la realizzazione di un film a cui aspiri e poi lo vedi lì fatto piccolino così, nel minimo dettaglio, è tipo fantastico, nulla da ridere. Quante gioie grazie. Che mi dà la Greta Galli, quante gioie che mi dà la Greta Galli. Anche stavo a me, pensando anche a me. Di adottarla, così mi stava partendo l'adozione. Vabbè, allora sì. Guarda, sì. Vanessa, noi adesso ti salutiamo perché, ribadisco, non possiamo continuare a romperti le scatole, non possiamo rapirti, però se ti può interessare il mio film preferito è L'Ultimo Imperatore. La scena iniziale la è molto così. Bella, io la butto lì così, io butto il sasso e non ritraggo la mano. Dimmi quale scena? La scena iniziale dove la scena iniziale. Una delle scene in cui c'è il bambino che corre in mezzo a tutti questi giganteschi veli di seta di fronte alla... Sì, ma conosco benissimo il film.
Ma io l'ho avuto lì. Quindi tu dimmi se hai i personaggi, che lo facciamo in scala. Io, se mi ci si mette dentro al posto del piccolo imperatore, io sono contenta. Ah, ok, ah, va bene. Ok. Quindi facciamo uno a uno. Okay. Scala 1-1. Un crossover. Sì, una cosetta. Che siamo sempre in tema. Siamo sempre in tema. Un crossover. Sì, siamo sempre in tema, infatti. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie mille, Vanessa. No, grazie mille. A voi, ragazzi. Grazie mille. Bene, e a questo punto, se la regia è d'accordo, io darei la parola al buon e vecchio rinoceronte. E quindi diamo un caloroso benvenuto, se proprio dobbiamo, al rinoceronte. Come andiamo? Siete abbastanza persone per riuscire ad abbracciarmi, in effetti, anche se non si può ancora. Ciao a tutti, grazie per l'invito e sono qui per parlare di pugni a calci e action. Quindi parliamo di Bud Spencer e Terence Hill. No, parliamo in generale. So che potrei sembrare Bud Spencer, ma in realtà no. Parleremo del nuovo film che qualcuno vocifera sia in continuity con John Wick, visto che condivide sceneggiatura e produzione con appunto il film con Keanu Reeves, che è Io sono nessuno. E parliamo appunto di violenza al cinema, violenza che intrattiene, diverte, ma solo perché appunto fittizia, esagerata, un po' come quella in Io sono nessuno. Voi avete un film action del cuore, qualcosa che vi fa sempre sobbalzare? Che domanda che mi ha fatto. Io ne ho 4-5, posso dirli tutti? Allora, scegliene uno così random. Beh, allora, da come hai descritto il film, penso che tutti i film action che sono usciti dal 1980 fino al 1989 che corrispondano a Tra Commando, Cobra e tutti quei bellissimi filmoni anni 80 dovevano essere seri, ma erano assolutamente molto sopra le righe se uno li guarda con i canoni moderni, voglio Sai, dire. Invece un film, il mio action movie preferito, che in realtà mi piace ma mi inquieta perché è estremamente crudo e a tratti mi dà fastidio, è Atomica Bionda con Charlize Theron. Sono allibito. Sì. Se tu dici perché mi dà fastidio, sì, non lo so, perché a tratti è una violenza che reputo quasi credibile e quindi mi disturba. La cosa più fastidiosa di quel film è l'adattamento del titolo, perché l'hanno chiamato Atomica Bionda invece di Bionda Atomica, seguendo il gioco di parole su bomba atomica, però hanno scelto così completamente random. Un'altra cosa che fa male saranno i pugni del protagonista, che abbiamo già visto in Better Call Saul, che diciamo che uno quando guarda un film action si aspetta l'energumeno, no? Invece è proprio la persona meno che gli desti 2 lire per fare il protagonista di un film action. Beh, aveva in effetti la faccia da avvocato, su Better Call Saul era credibile. Il problema è che è anche tutto il resto d'avvocato e quindi per questo è un po' strano vederlo mazzuolare gente. Quello che è sicuro è che ricorda un pochino il padre di famiglia di Rick e Morty. Ma santo cielo! Ci avete pensato che è identico? Santo cielo! Però quello che vorrò vedere io del film è Christopher Lloyd, Doc Brown di Back to the Future, che imbraccia un fucile e va in giro a uccidere mafia russa, e quello sarà la chicca. Tu che aspettative hai da 1 a 10, Daniele? Ah, beh, direi 911 la polizia perché ci tengo molto al rilancio del cinema action un po' vecchio stile, dove la trama è un po' secondaria, ma chi se ne frega, c'è da sparare, insomma. Quindi va bene così. Allora, a proposito di film d'azione, il 2 di luglio su Amazon Prime arriva l'ultimo di Chris Pratt, che per gli action movie è onestamente perfetto. Greta, nonostante tu sia ciofane, Chris Pratt, diamogli un voto a Chris Pratt da 1 a 10. Ma un bel 8-9 se lo prende. Un 8-9? Al braccino corto. Io alla sua età gli avrei dato 11 sulla fiducia. Pensavo anche tu 901 come rinoceronte, sì, che ovviamente con Chris Pratt anche lui ha una anche scala lui su di Chris giudizi. Pratt da un voto alto, vero? Arriva il 2 di luglio su Prime, La guerra di domani, va benissimo, vediamoci il servizio. Basta tutti, silenzio. La stagione cinematografica estiva è un tripudio di scenari post-apocalittici e fughe dalla Terra in vista di imminenti catastrofi.
Dopo l'uscita nelle sale di A Quiet Place 2 e Voyagers, per il 2 luglio è addirittura di arrivo su Prime Video La Guerra di Domani, action movie fantascientifico diretto da Chris McKay e interpretato da Chris Pratt. Vuoi vedere qualcosa di veramente pericoloso? Sembra che non abbia visto altro da quando sono qui, ma... ok. Ancora 11 mesi e tutta l'umanità che è nel futuro sarà cancellata dalla faccia della Terra, a meno che voi non ci aiutiate. È questo il messaggio scioccante che un gruppo di viaggiatori nel tempo provenienti dal 2050 ha portato sulla Terra. Stiamo combattendo una guerra 30 anni nel futuro. È uno scherzo. Per la razza umana sembra quindi essersi attivato il countdown. Tra 30 anni sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una feroce specie aliena. C'è solo una strada per invertire la rotta e salvare l'umanità dalla sua inevitabile estinzione. I soldati e i civili del presente dovranno approdare nel futuro per combattere al fianco dei guerrieri del domani. Benvenuti nel futuro. Protagonista tra le reclute è l'insegnante di liceo e padre di famiglia Dan Forrester, interpretato da Pratt. Posto di fronte al dilemma se salvare la propria vita o quella di sua figlia, non ha avuto esitazioni. Ha raccolto tutto il suo coraggio e si è detto pronto a farsi catapultare nel futuro. Tornerò presto. Ti voglio bene, pesciolino. Al fianco di Dan si uniranno una brillante scienziata col volto di Yvonne Strahovski e il padre, J.K. Simmons, con il quale non aveva contatti da tempo. Beh, sai come si dice, i figli ti cercano solo se gli serve qualcosa. Il nostro insegnante si troverà dunque ad affrontare una duplice lotta contro il nemico del futuro e i fantasmi del passato. Rimarrete col fiato sospeso. Allora, adesso ci colleghiamo con una furibionda che è veramente super glamour. È bellissima! Ma che top sei? Io dovevo dire. E con i miei cavalli alati, arcobaleni e trash. È no, bello per quello. Questo è proprio bello avere ottimo gusto e vestirsi con la luce spenta. Come andiamo? A proposito di ottimo gusto, di cosa parliamo? Che l'Ale ha sempre. Parliamo di Seven Deadly Sins. Ecco. Quindi continuiamo a non parlare di buon gusto, però io ammetto che è un mio guilty pleasure. Io amo Seven Deadly Sins, mi dispiace, devo ammettere questa cosa. Ogni tanto devo parlare bene di qualcosa, però mai di cose belle. Parlo sempre di cose che piacciono a me. E vabbè. Così. Oh. E perché? Perché va a chiudersi il grande cerchio della vita di Seven Deadly Sins. Uscirà il 2 luglio in Giappone l'ultimo dei film, ma esce su Netflix la quinta stagione e a fine giugno appunto si può vedere l'ultima stagione, che ha molto da vedere, districare eccetera. Io sono veramente, cioè, per dire, se sì, mostra il manga vuol dire ci che crediamo. Ci credete? Sì, sì, sì. Che non è una roba scritta a tavolino in regia, lo leggi. Quindi, esatto. No. Quindi vi dico perché, vivendo del Seven Deadly Sins, perché dovete vederlo? Perché è pieno di personaggi incredibilmente caratterizzati bene, con delle storie dietro molto belle, tanto diversificate fra di loro, ma bisogna portare pazienza. Perché io in realtà fino alla terza stagione l'ho odiato. Ah. Perché la prima stagione era bellissima, la seconda era presa in giro, la terza finalmente hanno capito cosa stavano facendo. A differenza del manga, dove invece hai sapevano già. Hai resistito molto però, Ale. Cioè, comunque... ma perché mi fidavo del manga. Allora, bene, ma parlando di manga, è uscito anche la ristampa di Jujutsu Kaisen da Panini Comics. E chi, esatto, come me purtroppo non ha avuto occasione di leggerlo, no, magari... Alla... come? Scusa, no, sì, no, dica. Non ci siamo. Cosa c'è? Non ci siamo. Ma posso avere, è uno dei pilastri. Avrà venduto tantissimo, ci sta, ma posso sta avere adesso l'occasione di leggerlo. Sta superando My Hero Academia e Inuyasha, ragazzi. Recuperalo. Vai, lo devo leggere. Non parlare più, leggi. C'è anche l'anime, tra l'altro, su Crunchyroll. Tipo, io guardo gli anime, lo sapete, piuttosto che leggere. No, non è vero, faccio tutte e due le cose. Ecco. E Greta invece hai un fumetto, cosa leggi? Leggi? È vero. Ah, sinceramente ho iniziato adesso a leggere My Hero Academia. Ecco. Sto iniziando in questo momento a leggerlo dopo che ho visto tutto l'anime, quindi dai. Per ora. Siamo tutti abbastanza allineati, insomma, sulla stessa base. Non è che si può leggere JoJo all'infinito. Bravo Dave, pugnetto, brofisto. Ah no? Dovevo fare la scena. Ci stava. Comunque, Ale, mai visto la nostra Greta cosa sta facendo? Scusate. No, ma infatti, ma che bello.
sta costruendo Cioè io mi sarei già persa dal secondo pezzo, ma vabbè. Comunque sì. Dicevamo di svilupparla in altezza e vedo che è stato fatto. Esatto, esatto. Allora ho sfruttato una delle parti che ti dava già Ravensburger con le istruzioni da seguire. L'ho modificata un po' unendo anche la parte di Gravitas Pro, quindi per salire in altezza. E ho due circuiti da dove far partire le biglie. Ma vediamolo. Io direi, esatto. Vediamolo. Quindi ho il primo circuito, io faccio partire e partono tre biglie tra di loro, seguono tre percorsi diversi, però tutte e tre alla fine arrivano allo stesso punto, quindi arrivano alla fine. E poi ho un secondo circuito che parte da questo punto dall'alto, da dove partono altre tre biglie e riescono ad arrivare anche loro alla fine. Beh, che dire, quindi è andato tutto liscio, tutto perfetto, tutto pro. Incredibile, dobbiamo ma vero? Anche sì. Noi proveremo con le istruzioni, però. E non ho neanche invaso lo studio, oserei dire. Però abbiamo tempo, abbiamo tempo. Ti possiamo lasciare qua tutta notte e domani vedere che cosa hai combinato. Bene, è arrivato il momento di salutarci a questo punto. Salutiamo la nostra furibionda. Ciao, Ale. Più bionda che Fury oggi, ma super va benissimo, glam. Molto volley, molto bene, molto avanti tutta. E ringraziamo la nostra Greta che a questo punto possiamo lasciare qua tutta notte sì, e vedere sì, come evolverà la costruzione. Il piano regolatore tanto ce l'abbiamo, quindi ringraziamo la nostra Greta. Jessica, che ti devo dire? Diamo l'appuntamento a tutti. Settimana prossima, come sempre, domenica e lunedì all'1 su 7 Gold e alle 21 il lunedì sui social. Appuntamento con Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni. A giocare tutti e due. Tutte e due. Allora, uno deve cliccare qua e l'altro deve premere quello. Allora io clicco, eh. Premi quello in centro e tu premi adesso, vai.